Ciao a tutti amici di HD Blog da Malomort. Oggi vi facciamo la recensione di Super Mario 3D Land per Nintendo 3DS. Come vedete, il gioco è diviso in 8 mondi. Ognuno è formato da 5 livelli più 2 livelli bonus all'interno, per un totale di 40 livelli più 16 livelli bonus. Il gameplay è pressoché lo stesso degli ultimi Mario. Si può dire che finalmente abbiamo un gioco degno di questo nome su Nintendo 3DS. Questo ci permette di godere appieno delle funzionalità di questa console. E finalmente abbiamo anche un effetto 3D utile, perché sono stati bravi, perché hanno implementato il 3D in questo gioco, permettendo di risolvere certi puzzle solamente con il 3D attivo. Quindi per certi puzzle sarà anche chi non lo ama lo dovrà attivarlo anche per poco, solo per riuscire a risolvere delle situazioni che si troveranno in gioco. Come vedete, finalmente ha fatto ritorno anche la cosiddetta foglia che trasforma il nostro Mario in una specie di volpe che può utilizzare la coda per contrastare i vari nemici. È un po' difficile giocare messo così, quindi per il resto la storia è sempre la solita, non c'è stato nessun cambiamento, sempre la solita Peach che si fa rapire e noi dovremmo andarla a liberare. Però dobbiamo anche ammettere che sono stati portati delle novità all'interno del titolo che ci permetteranno di dei puzzle un pochettino più complessi rispetto alla facilità a cui eravamo abituati. E questo qua può fare piacere sicuramente ai giocatori un pochettino più grandi, più smaliziati, che troveranno finalmente un livello di sfida, diciamo, più interessante. Ecco, parlavo di più interessante, infatti siamo morti. Ma per il resto il gioco si finisce in un 6-7 ore intense, poi dipende molto dall'abilità del giocatore. È presente lo Street Pass, quindi potrete sempre, abilitando e lasciando la console in modalità di stand-by, scambiare degli oggetti che non vanno a modificare il gameplay, la struttura del gameplay. Però servono così, come dire, sono degli oggettini in più che lasciano il tempo che trovano, perché sono tipo vestitini per Mario, queste cose qua, non vi aspettate nulla di particolare. Per il resto, vediamo se riusciamo a superare questa parte qua. Abbiamo la foglia, usiamola. Per il resto, secondo me c'è una grave mancanza, che è effettivamente il multiplayer. Non mi riesco a spiegare il motivo perché ancora Nintendo non vuole inserire un multiplayer serio, e per multiplayer serio intendo non quello in locale, ma quello tramite internet per poter giocare con gli amici, che potrebbe avere anche, secondo me, un'ottima interazione, per me è un'ottima aggiunta a un titolo del genere, perché si potrebbero fare dei mondi in modalità versus, con delle sfide a tempo, oppure giocare insieme e completarlo, delle missioni in cooperativa. Cioè, sicuramente andrebbero ad aumentare la durata del titolo, che secondo me è un piccolo difetto. È la durata per i giocatori un pochettino più bravi diventerà troppo corto.
Per il resto, la mancanza dell'online veramente non trova spiegazione ormai. Sicuramente c'è da dire, questa è la politica Nintendo che sta attuando da un po' di tempo a questa parte. Infatti ve ne accorgete con l'online del Nintendo Wii, che è totalmente assente. Stavo solo con Nintendo 3DS, che non è mai stato implementato in maniera seria l'online. Ecco, ci siamo riusciti. Come vedete la grafica è molto piacevole. A mio modesto parere la migliore attualmente presente in un gioco per Nintendo 3DS. Come sempre le dinamiche, come potete vedere, sono sempre le stesse di gioco. Ma secondo me è un titolo, io lo consiglio a tutti, perché alla fin fine secondo me questa è la killer application del Nintendo 3DS. Il problema di Nintendo 3DS, ormai lo sapete tutti, è stato il lancio con dei titoli senza quell'appeal da spingere una persona a spendere 250 euro per comprarlo. Sicuramente la mancanza di un gioco come questo, come può essere Mario Kart, si è fatta sentire. Ora però la nuova politica Nintendo, il prezzo diminuito e il rilascio di questi giochi come Zelda, come può essere un Mario Kart, sicuramente sta dando il giusto valore a questa console, che secondo me finora è stata sottostimata, ma che ha un ottimo potenziale anche come grafica. Quindi mi sembra di aver detto tutto. Il mio consiglio è compratelo, giocatevi e divertitevi, perché è un titolo che vi regalerà molto, molto divertimento. Un saluto da Malomort per HD Blog.